Io farò fino in fondo la mia parte, lavorerò per il no, quindi non mi piace, ne trovo corretto fare previsione. Invito però tutti a guardare ai contenuti del referendum sulla riforma costituzionale e a non trasformarlo in un plebiscito su Renzi e sulla sua leadership. Lo ha dichiarato Stefano Rodotà a margine di una tavola rotonda sui diritti civili promossa dall'Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Come ha stabilito la Suprema Corte americana, i diritti fondamentali della persona non sono una moneta di scambio del mercato politico, quindi auspico che sul provvedimento delle unioni civili d'Italia non resti ulteriormente indietro, ma si metta al passo di altri paesi europei come la Francia. Rodotà ha commentato il DDL Cirinna a margine della tavola rotonda diritto d'amore promossa a Pisa. Del resto ha dichiarato già la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia su questa materia imponendogli di approvare al più presto una legislazione non discriminatoria. Al termine di un lungo dibattito in Consiglio Comunale a Pisa è stata respinta la mozione di revoca contro il Presidente del Consiglio Comunale, Ranieri Del Torto. Non hanno partecipato al voto i consiglieri Mirella Bronzini, Giovanni Garzella, mentre gli altri due consiglieri del PDL, Forza Italia, Buscemi e Logli, hanno partecipato. Per chi come noi crede nella politica, crede nelle istituzioni del Consiglio Comunale, crede nella necessità di affrontare questo ruolo in maniera seria e consapevole, c'è necessità di un Presidente del Consiglio che garantisca che all'interno del Consiglio Comunale si possa avere cittadinanza anche gruppi di opposizione. Ci sono atti presentati, per esempio dal nostro gruppo Noi Adesso Pisa, di 2 anni fa. Ci sono ormai in coda all'ordine del giorno del Consiglio Comunale oltre 100 atti, oltre 100 argomenti, oltre 100 richieste di discussione. Non è pensabile gestire così il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è una cosa seria, per chi la affronta in maniera seria ci vuole un Presidente del Consiglio che sappia garantire tutti i gruppi e i diritti dei gruppi di minoranza. Io credo che l'avvocato Del Torto, il presidente Del Torto, si sia sempre comportato in maniera assolutamente corretta, rispettosa del regolamento e questo gli è stato riconosciuto da buona parte delle opposizioni. Io credo che anche la richiesta della mozione di sfiducia abbia motivazioni diverse. Una motivazione che io ho preso come stimolo e che ho condiviso è quella di cercare di migliorare il funzionamento del Consiglio Comunale. Credo che le forze di maggioranza e di opposizione debbano insieme cercare di farlo. Invece le forze che hanno fatto un atto politico di sfiducia, in realtà per la giunta e la maggioranza che la sostiene, credo che sbaglino a alzare il livello della discussione invocando le regole quando queste in realtà non sono state alterate e sono state garantite a tutti dal Presidente Del Torto. Piena fiducia al Presidente Del Torto, non solo da parte del Partito Democratico, ma mi sento di dire da parte di tutta la maggioranza che si è riunita e ha confermato questo orientamento. Perplessità da parte dei lavoratori dei settori igiene, ambientale e simili. Soprattutto i COBAS intervengono per proporre un nuovo protocollo d'intesa sugli appalti nei servizi pubblici. Alla luce della riorganizzazione dei servizi tipo raccolta dei rifiuti con la fuoriuscita del soggetto privato da molti comuni del lato costa, inseriti nel più ampio soggetto denominato Rete Ambiente. Davide Banti, da che cosa nasce questa necessità? Quali sono le vostre preoccupazioni? Le nostre preoccupazioni, alla luce dei bandi di cariche che sono usciti di Geofor, non specifica soprattutto il contratto di miglior favore, soprattutto agevola le cooperative lasciando col contratto multiservizi i lavoratori che vanno a prendere soltanto forse 1000 euro, massimo 1100. Che cosa proponete con questo protocollo? Con questo protocollo si propone di verificare tutte le specifiche dell'azienda che partecipano e specificare il CNL, cioè il contratto nazionale, di miglior favore, perché
Non si può avere gente che prende oltre 1.500 euro, che fa meno ore, invece il personale delle cooperative sono meno salvaguardate. E molte sono così, perché ce n'è minimo 300, se non di più, che sono a rischio che non rientrino nemmeno nel lato costa. Di maggiore chiarezza e trasparenza nelle gare d'appalto per una maggiore difesa dei diritti dei lavoratori. Soprattutto è questo il punto, che queste cooperative hanno soprattutto meno diritti e questo protocollo d'intesa deve essere specificato, chiare le regole del gioco. Sì, infatti. 140 caratteri. Comune di Pontedere, tavola della pace e della cooperazione insieme per una iniziativa organizzata a Pontedera per questo sabato 16 gennaio a partire dalle 18 nella sala Carpi di via Valtriani. Una iniziativa particolare, un incontro con Monsignor Paolo Benotto nell'ambito del programma di visite pastorali. Floriano Della Bella, consigliere comunale appunto di Pontedera, con deleghe specifiche alle politiche dell'integrazione, perché l'avete diciamo sostenuto e voluto questo incontro? Ecco, questa è un'iniziativa che parte dall'Arcivescovado nell'ambito della visita pastorale che fa nel territorio della diocesi, e c'è già stato un primo incontro con l'Arcivescovo a livello di consiglio comunale con la giunta ed il sindaco. C'è stato un primo saluto da parte dell'amministrazione comunale e poi il Vescovo fa visita a tutte le realtà del territorio. Già con la parrocchia di Pontedera c'è stato un incontro nell'ambito del Festival Meridiani, appunto, di interreligioso, un incontro interreligioso dove hanno partecipato esponenti del mondo cattolico, esponenti del mondo islamico. Le principali problematiche in questo settore quali sono qui sul territorio? Sul territorio io problematiche non ne vedo, perché come stava dicendo appunto il rappresentante, il presidente della Consulta degli Stranieri, Mamadou Dioppe, c'è un perfetto colloquio fra quello che è il mondo loro, islamico, e il mondo cattolico. C'è, attraverso questo forum e percorsi di cittadinanza, c'è una cooperazione, una sinergia fra le varie realtà culturali e religiose. Importanti novità si stanno susseguendo per la compagine nero-azzurra. Sul fronte mercato, il quarto arrivo in casa Pisa Umberto Eusepi, che in conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: «Voglio dare una mano alla squadra, anche se i ragazzi finora hanno fatto benissimo». Sul fronte societario, l'entrata del nuovo socio Terra Vision, che ha rilevato il 50% delle quote societarie. E proprio su questo punto i gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti hanno espresso alcune perplessità in una nota stampa. Siamo arrivati alla svolta con Terra Vision e diciamo che la cosa ci sorprende. Ma i soci forti che dovevano entrare d'agosto, dove sono finiti? Rileva la nota. È chiaro che Terra Vision, risbucata a Pisa a novembre, confermando l'interesse con un comunicato, è la soluzione in extremis. E ancor più ci sorprende, visto i rapporti non certo diplomatici che c'erano tra Petroni e Lucchesi nei 3 anni che Terra Vision ha cercato invano di affiancare Battini. Detto questo, prosegue la nota, noi ci siamo. Proveremo con il nostro tifo a spingere i ragazzi verso la Serie B, che ci sembra la vera toccasana ai nostri problemi societari. La squadra è sicuramente rinforzata da questo mercato invernale e merita tutto il nostro appoggio e rispetto. Sperando anche che il 18 ci sia finalmente la ricapitalizzazione più volte rinviata, con soldi veri versati nelle casse della Cipisa per mettere così fine allo stato di liquidazione in cui si trova la società.